Allora, lei lo sa cosa è successo in Veneto questa settimana? Non è stato 24 della Serenissima per il motivo. La Lega si è avvicinata e li ha un po' anche difesi. Da che punto sta lei? Il portone delle carceri non ci sono posto al punto che a Roma hanno votato la svuota carcere. Infatti. Mi sembra un'esagerazione, bisogna essere, non so cosa hanno in mano i giudici, però. Ecco, senta, senatore, è la Lega che si è avvicinata a questi Serenissimi che li ha difesi in questi giorni? È giusto un po' Beh, così. è giustissimo questo, perché infatti questa magistratura che si muove così sembra, no? Proprio al momento giusto, proprio al momento in cui il Veneto chiede l'indipendenza, chissà perché. Prego, prego, senatore. Senta, senatore. Hanno preso paura Esatto. Ma non è preoccupante, senatore, non è preoccupante, lasciamo pure il collegamento telefonico, lo dico alla regia, non è preoccupante, senatore, quello che sta succedendo o è da sottovalutare? Volevano fare solo una cosa dimostrativa. Sicuramente molto anche dimostrativo, perché hanno paura che la gente voglia favorire l'indipendenza del vero. Quindi spero di spaventare la gente, questo sicuramente c'è anche questo nell'operazione che stiamo facendo. Senta, senatore, non so se poi i nostri ospiti vogliono fare domande al senatore Bossi. E la Lega come sta andando? Prima abbiamo ricevuto le telefonate che ha perso molti voti, lei è stato leader, è ancora il presidente. Come sta andando? Cos'è successo in questi anni all'interno della Lega, Umberto Bossi? Ma Su questo praticamente poi diciamo che visto la gente poi trova comunque tuttavia reagire rispetto al tentativo di roba di tenere sotto il naso, quasi sicuro, perché non è che se fermi la Lega o fermi la gente, io penso che potrà dare risposte. Abbiamo fatto il federalismo fiscale, avevo fatto, è passato in Parlamento, però non viene applicato. È un paese poco democratico. Passa una legge, c'è una legge, ma la legge non viene applicata. È chiaro che la gente vede queste cose e reagisce, non si fida più del paese. E trova altre vie per reagire. Quello che sta avvenendo lì al dedo fa parte secondo me di questa noia. Gente presa per il sedere da una classe politica idiota, centralista, si trova davanti un popolo che reagisce. Quello che sta avvenendo è questo.
Ma senta, senatore, voi siete stati al governo, ne parlavamo prima con la Gois, assieme a Forza Italia e a Berlusconi, al PDL, insomma, perché non siete riusciti a fare come dicevate, insomma, la secessione, a fare l'autonomia nelle varie regioni del nord? Terrorismo fiscale. Terrorismo fiscale. L'abbiamo fatto, è diventata legge, È stata votata. Il federalismo è stato votato. Solo che l'hanno messo nel cassetto. È stato votato in Parlamento, in legge, però non viene applicata. E come mai non è stata applicata, senatore? Se è stata. Monti l'ha messo in un cassetto. Terrorismo. Tanto faccio ricordare di questo che vado io al terrorismo. Senta, senatore, nel ringraziarlo ovviamente, Veneto, Lombardia e Piemonte adesso si riandrà a votare in quella regione, sono governate da tutti esponenti della Lega, stanno facendo secondo lei un buon lavoro nelle varie regioni, tranne ovviamente il Piemonte che c'è questo problema che si ritornerà a votare per dei problemi burocratici, oppure hanno governato, il Maroni sta governando male, in Lombardia Saia sta governando bene o male, in Veneto come stanno governando questi governatori? Ma mi auguro che per il mondo trovi la scatola di leve finale per dire quel che non ha ancora fatto. La Lega purtroppo deve dare esempi di capacità incredibile. Devo dire che oggi sono andato, mi faccio dire questo, sono andato a vedere un bel lavoro che stiamo facendo, collegamento dal Lago Maggiore a Milano attraverso i canali, praticamente ci fu in passato, poi tutti, e da lì il collegamento Milano-Venezia. Diciamo che oggi lo sono visto la più tratta di quel lavoro. E questo mi ha fatto capire che comunque anche i governatori della Lega lasceranno una traccia. Il problema non è se governano bene o male, il problema è che sono chiamati a fare delle cose straordinarie, a ridare la libertà ai loro popoli. Basta dire che è molto più difficile, però dobbiamo essere capaci e alla fine saremo capaci. Cesare, che, con difficoltà, ma insomma. Certo. Cesare Busetto vuole fare una domanda di Indipendenza Veneto, prego Cesare. Buonasera senatore, una domanda. Noi dopo i fatti che sono successi qui in Veneto, da qualche giorno stiamo pensando di organizzare una manifestazione di solidarietà a queste persone che sono state arrestate. Le chiedo, noi stiamo pensando di organizzare questa manifestazione senza simboli di partito, ma solo con la bandiera, il vessillo di San Marco. Voi come Lega Nord sareste disponibili a partecipare, ma solo con il simbolo del leone di San Marco, il leone marciano, quindi unificando tutti i movimenti indipendentisti con il solo vessillo di San Marco per dimostrare la solidarietà? Sì, la solidarietà lo dimostriamo anche domani a Verona. È chiaro che il problema è che cosa cambia se ci sono i simili partiti o meno. Sarebbe bello da parte nella nostra idea che ci fosse invece che più manifestazioni come noi avevamo pensato noi c'è un altro movimento che è quello di Plebiscito che aveva ideata anche loro, avevano pensato un'altra manifestazione con dei loro simboli che ci riunissimo tutti sotto la bandiera di San Marco, ecco questo ci piaceva. Va bene. Grazie. Questo va bene, però il problema va bene la bandiera di San Marco. Il leone personalmente mi ritrovo, poi la Lega adesso è anche un altro segretario, però io personalmente sotto il leone di San Marco mi ci trovo bene. Grazie. L'importante è fare, l'importante è non fermarsi a chiacchierare, ma fare. Senatore, prima di salutarla una domanda gliela faccio. Come vede il futuro dell'Italia con Renzi Presidente del Consiglio? Siamo ai soliti, tante chiacchiere e pochi fatti.
Quindi non le soddisfa come presidente? Non le soddisfa? C'è una cosa che non soddisfa, che sta dimostrando che il centralismo di quanto non si aspettasse sta portando via le competenze concorrenti dalle regioni e gli importa allo Stato, cioè le competenze che prima erano sia dello Stato che delle regioni, e fa diventare solo lo staff. Quindi, e quindi non è insomma contento, insomma non è soddisfatto di questo Presidente del Consiglio? Per adesso no. Va bene, la ringrazio, grazie senatore di essere intervenuto alla nostra trasmissione. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie davvero. Io sono a Verona domani. Domani a Verona. C'è anche lei Gojs domani a Verona. Domani sono, sì. Arrivederci. Grazie senatore, grazie, 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 grazie.